e siamo rilassati abbiamo mangiato bene abbiamo secondo me fatto due bellissime presentazioni di due, di due bellissimi libri Il primo Lampadare a gocce di Savina Dolores Massa e Amori illusivi di Fabio Zuffanti che li trovate nel banchetto della libreria Bardamù. e anche nei giorni prossimi nella libreria Bardamu e per chi volesse perché non si fidasse, potrebbe trovarli e li trova in biblioteca perché Bucolica, l'associazione Bottega Nomade che organizza Bucolica, acquista i libri in presentazione e diciamo, li cede alla biblioteca comunale di modo che siano disponibili per la comunità. Avete la possibilità di avere qui i nostri autori e di poterli. Sto... Cioè, sta chiusa la miscela. <ride> <ride> E eh, eh niente, avete qui la possibilità di farveli firmare, di interroguire con loro, di fargli domande, di farvi cambiare, di cambiarli, di raccontargli, di raccontarci. e Adesso invito sul palco Giorni Costantino, che torna sul palco dopo l'intervento di ieri, molto bello con Francesco Cattaneo. E eh niente, questo è il, come dire. È... È il battitore libero, giorni sostanzialmente, perché per il secondo anno consecutivo eh, abbiamo aperto, diciamo, questa, questa frangia in cui ci racconta, ci racconta degli autori, ci ricorda de, de, delle anime spesso tormentate, come, come anche ieri ci raccontava Felice, ci piacciono, insomma. E, anche quest'anno l'amante che edizioni di Gianni Costantino, un libro che cioè bisogna comprare solo per averlo perché è bellissimo. Non è necessario leggerlo perché adesso Gianni ve lo racconta tutto. e L'ho trovati lì, ma è veramente bello. Cioè è una chicca. Questa. Con Felice eravamo in tournée l'anno scorso dopo, dopo Bucolica a luglio e quando siamo incontrati in Slovenia, gli ho detto: No, cioè, ti devo dare un libro, tu esci fuori di testa, vabbè, Bless and Rars. No? che ha scritto Johnny, devi, vabbè, devi vedere la scrittura, il personaggio, ma poi è un'edizione fantastica, cioè dai brividi, come un po' Canto degli Alberi di Antonio Avoca, no? che è proprio bello da avere in mano. E, niente, io non so più che altro dire, perché i contenuti non me ne occupo. <ride> Insomma, così faccio ricerche su Google, ti ho trovato su Facebook, <ride> sei un tipo da Facebook. Yeah, no? Scusate, scusate. Sono, sono triste perché è l'ultima giornata e non voglio andarmene, <ride> mi faccio il deficiente. E, niente, ci sarebbe una sorpresa adesso che si era pensato, parlo in toscano. <ride> noi si, si era pensato di farti una sorpresina, insomma, Piccina. se te tutti siedi, noi ti si fa sta sorpresina ti e poi ti minuto. lascerei andare a te. te, te conosci un po' tutto. E, Dopo la sorpresa, no, spero sia una bella sorpresa, eh, e dopo alla fine, questa un po' più la sai, che si è preparato due pezzettini di questo libricino che ci è piaciuto tanto, eh, perché noi lo si stava sfogliando e qualcosa si è letto. Eh, 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 e poi dopo, dopo ieri, insomma, è successo che Enrico si è emozionato e ha detto no, per favore, voglio fatemi fare qualcosa, anche gratis. Ah, cazzo, vieni. Eh, no. Oggi, secondo me, eh, preparando un po' questa robina con, con Felice, che proveremo dopo, ehm, era necessario avere Enrico. Vediamo cosa succede. È un po' un free jazz. Questo eh, ti stiamo usando, lo sai anche. Mal di fuoco, è stato un po' sperimentato. Siccome possiamo trovare delle cose belle anche noi recitativamente eh, come sperimentazione. E quindi ci vediamo dopo, buon proseguimento. Felice Montervino. E vi dirà lui dopo che cosa legge perché è una sorpresa. Ah, vi dico subito, dai, così. Bless and rars, una notte nella foresta. Adesso si sentirà? Adesso si sentirà. Bless una notte nella foresta. È proprio un minuto di omaggio, visto che poi parlerai insomma di cose affini. Se le tue bevande doblio sono buone, quanto lo furono i tuoi baci. Entra qui, poiché giaccio nella capanna dei morti, dove mai nessuno si inoltra. Buongiorno, sono io. <ride> Sandras, Jean, c'è Sandras, vieni presto. La moglie del mio amico aveva gridato il mio nome. Il campanello elettrico suonava sopra la mia testa perché ero rimasto sulla soglia del negozio e tenevo la porta aperta. Dietro di me sbuffava la grossa automobile che mi aveva portato qui da Cherbourg con il tubo di scappamento libero che ancora borbuttava. Ero a Parigi, arrivavo dal Brasile. Avevo in mano il manoscritto del mio ultimo libro. La testa ancora piena dei rumori del viaggio, le reni ancora scosse dai dissesti della strada, il corpo poco stabile sulla terraferma dopo giorni e settimane di dondolio sul moto ondoso che improvvisamente mi veniva a mancare. Nel cuore il ricordo delle donne intraviste, incontrate, amate di corsa dietro la porta di una cabina o perse, per sempre, sul ponte di un'imbarcazione, fremente preoccupato. Impaziente di ripartire, stavo in piedi sulla soglia di questa libreria che è sempre il primo posto in cui mi fermo quando sbarco a Parigi. Jean stava già precipitandosi dal retro bottega, facendo crollare una pila di libri gialli e mi abbracciava mentre ancora non avevo fatto ordine tra le idee, e non sapevo cosa gli avrei detto, eppure potevo contare solo su di lui. Eccoti finalmente, ma da dove vieni? Ti credevo ancora in America, ma per perché non mi scrivi mai? Almeno sei contento, sei riuscito a lavorare, come vanno gli affari? Dio, che bella cera che hai, stai da Dio. Gian mi toglieva il fiato, ero a disagio, non sapevo come rispondere a queste tenere effusioni. In effetti non, non scrivo mai, gli amici non sanno mai dove sono, non ho l'abitudine di confidarmi e poi sono un uomo inquieto, duro con me stesso, come tutti i solitari. Gian è un amico fidato, tollerante, tranquillo, io sono esasperato. Ho sempre una bella cera quando torno dai paesi caldi dove ingrasso come un maiale e non posso farci niente. Del resto, questa bella cera, questo eccesso di buona salute è un tormento in più. Come la maggior parte dei miei contemporanei non so che farmene. Non potendo utilizzarla e non sapendo come spenderla, io consumo la vita dai due capi e la consumo inutilmente. E poi è come mi costa ammetterlo questa bella cera, questa abbronzatura, questa pelle cotta e ricotta dal sole, questo sangue che affluisce copioso al viso. Nascondono il pallore di un uomo disperato, come un folle vivo chino su un volto che adoro segretamente e in cui conficcherei volentieri un coltello. Queste immaginazioni mi uccidono. Quel giorno ero particolarmente demoralizzato e non ne potevo più, niente funzionava, tutto mi era scoppiato in mano o piuttosto l'avevo perso io, di proposito, coscientemente, all'improvviso. Ero innamorato e scontento, innamorato di una bocca che mi perseguitava da mesi e scontento di me stesso come sempre, come sempre. E poi non avevo un soldo, ancora una volta tornavo a mani vuote da questo grande bluff delle Americhe avendo fatto fortuna ma già persa in partenza. Ancora una volta mi ero agitato inutilmente per mesi e mesi percorrendo chilometri a decine di migliaia, salendo sui treni, salpando su navi, sorvolando città sconosciute senza neanche aver voglia di scendere o al contrario. Lasciando il rumore delle eliche per quello dei ventilatori, entravo come in un vecchio abito in una nuova città per cambiare vita, con un nuovo nome. Che presa in giro? Guadagnare denaro e rischiare stupidamente la vita. Giocare a carte, ordire una truffa, farsi volutamente del male, crearsi un sacco di nemici, provocare gelosie, sposarsi, fare un figlio, bere, mangiare, bere, mangiare, bere, avviare società fare schiamazzi notturni, speculare, giocare alla roulette, annoiarsi a morte, fare debiti, prendere a pugni tutti, gettarsi a capofitto e fuggire all'ultimo momento, lasciandosi dietro una mezza dozzina di folli amanti e affari d'oro, gente stupefatta, una donna in lacrime, un conto in sospeso, un pacco di libri, spesso un mucchio di soldi e una grande risata. Piacere estinti per me da molto tempo, a cui non tengo più, superati. E se anche sembro così attaccato al mio tratto ridanciano, e perché me lo sono stampato, o mi si è stampato in fronte, e quando lo scuoto lo sventolo davanti a me come un sonaglio, come una vecchia medaglia consunta, è per pura vanità, infantilismo, a meno che non sia un tic nervoso. Ed è eroismo da parte mia, ma al tempo stesso menzogna quando cedo al loro appello e vado per sorprenderli, divertirli, stupirli, distrarli, miei amici, come un illusionista. Di questi anni sfrenati della mia giovinezza furibonda, scatenata, fremente, di un romanticismo avventuroso, non mi è rimasto altro che un bisogno inappagabile di spaesamento e di spostamento. Ho imparato lingue straniere per meglio perdermi e rompere con le mie abitudini e i miei gusti. Se mi sposto senza ragione è per disorientarmi. Posso fraternizzare con qualunque popolo della terra, comunicare con tutti gli esseri umani, dal più fine civilizzato al selvaggio più ottuso, condividerne le idee, assorbirne i pregiudizi, adeguarmi a tutte le esigenze dei loro usi e costumi. Ma che gioia, che orgoglio, eppure che vergogna quando scopro che ancora indietreggio davanti a qualche cibo osceno o che la tal bevanda spaventosa mi fa vomitare. Che lunga rieducazione dell'intestino e delle papille gustative presuppone l'abitudine a certa cucina piccante o la sbobbara capricciante dei vagoni ristoranti. Tutto ha una risonanza in noi. Io sono superstizioso quanto un pigmeo, un bascibuzzucco, un bororo. O sono pieno di rimozioni come un qualsiasi psicanalista. Io, l'uomo più libero del mondo, riconosco che si è sempre legati da qualcosa e che la libertà, L'indipendenza non esiste, né mi disprezzo quanto possibile pur gioendo della mia impotenza. Solo l'azione rende liberi. Felice, fantastico. Già ieri mi avevi fatto sognare con Cortasar, col con persecutore. Devo dire, abbiamo gli stessi gusti letterari, Sendrar, Cortasar, Macello di Ivano Ferrari. Io... Tra l'altro, l'anno scorso avevo letto un pezzetto anch'io, ma diciamo, tu hai, hai, portato, hai portato ad altre altezze. Tra l'altro, il libro Una notte nella foresta, nella traduzione smagliante di Federica Cremaschi, che è anche l'editrice di. Di Lamantica insieme a Giovanni Peli, il suo compagno, stupendo. stupendo. Tra l'altro, um, eh, andrò a ruota libera: eh, diciamo, il segno di uno dei segni di quest'anno è anche il free jazz. Devo andare a ruota libera anche perché oggi, tra l'altro, è stato un pranzo molto, molto intenso, quindi un uomo con la guerra, io mi sento un uomo con la guerra con la guerra dentro i suoi intestini, perché c'è stata tanta zuppa gallurese, quindi diciamo, eh, tradirò, disonorerò un po' il mio libro e forse sarà un modo per, per rispettarlo nel, nel segno di, di Blaise Sanders. Tra l'altro l'epigrafe la, del libro è dello stesso libro di cui ha letto questo estratto felice. Leggo l'epigrafe. L'epigrafe che è anticipata da un prologo. Il ruolo del cinema per l'avvenire sarà di riscoprire gli uomini, noi stessi, di smontarci e rimontarci, di mostrarci a noi stessi, di farci accettare, senza rancore o disgusto, così come siamo, con in noi la vita degli antenati e dei figli, senza finte, al di fuori di ogni convenzione, in piena fatalità, in pieno atavismo, in pieno divenire, come animali ebri o buoni o ragionevoli o malvagi. Quindi questo, questo per dire che è stato un, un dono estremamente gradito e io me la canterò e me la suonerò oggi perché diciamo essendo un bucolico ehm, dialogare con qualcuno costringendolo a leggere il mio libro che io ho trovato qua perché questo libro diciamo è stato fresco di stampa, è stato mandato qua all'editorio io ancora non ho la mia copia, questa l'ho presa in prestito dal banchetto eh. quindi eh, preferisco raccontare Siccome, diciamo, in quanto poi organizzatore, non mi volevo neanche penalizzare comunicando a un pubblico che amo qualcosa che ho fatto con amore, in cui mi identifico, poi c'è anche la voglia di raccontarvi Sterling Hayden. Mi ho trovato questa formula del, del cantarsela e del suonarsela. Eh, oggi, parlando con, con Fabio Zuffanti, che ha fatto una magnifica presentazione di un, di un libro che, mi è, che, che ho apprezzato tantissimo: Il suo Amori Elusivi, mi ha chiesto a Johnny. Ma perché Sterling Hayden? Cioè, Sterling Hayden è... Cioè, ci sono due ordini, due ordini di domanda su Sterling Hayden. O, o l'interrogativo perché, chi è Sterling perché cioè, non, non si conosce, molti non sanno chi è, si chiede giustamente perché. Qualcuno sa che è un attore di Hollywood, no? non un vivo, di quelli famosissimi, dice: ma perché proprio lui e non Robert Mitchum e non Claire Gable e non... Uh... E non che di Grant. Eh, e poi invece c'è un'altra reazione che è l'accensione. Cioè Se uno è un cubrichiano, si è amato un certo tipo di film, dice Sterling Hayden, dice poi uno può, questa accensione la può sintetizzare con alcune parolacce, e eh, dice: Sterling Hayden. Eh, ecco, io eh, il perché di Sterling Hayden ve lo, ve lo racconto nel, nel primo paragrafetto, quello che viene dopo, dopo l'epigrafe. Tra, tra l'altro, questa mia affezione per Sterling Hayden ha un prima è un dopo, quindi se non ci fosse stato qualcosa in mezzo che vi racconterò, questo libro non avrebbe avuto proprio luogo. C'è che il mito di Humphrey Bogart è chi di Claire Gable. Chi di Kerry Grant e chi di James Stewart. Chi il debole ce l'ha per Montgomery Clift, e ho scritto questa cosa pensando ad Antonio Moresco: e c'è chi scodinzola alla vista di Errol Flynn, come Enrico Ghezzi, il signor fuori orario. Per non parlare dei fanatici di James Dean. Paul Newman, Marlon Brando, frotte che si riproducono a cicli, artificialmente inseminati da icone pop, talvolta senza nemmeno aver visto per intero le pellicole dei loro idoli, giusto per menzionare una manciata di divi rubacuori della Hollywood classica. Dal canto mio, giovincello, contrassi un mito atipico, almeno per un nato dell'anno del feliniano Casanova e dell'impero dei sensi, il mito di Sterling Hayden. Me lo beccai ancora prima di buscarmi, con La morte corre sul fiume di Charles. Lawton e il promontorio della paura di John Lee Thompson il mito di Robert Mitchum. Strano attore non attore Sterling Hayden con i suoi 196 cm di altezza e il viso di arcangelo metropolitano caduto di notte e cozzato contro l'asfalto non un mostro di versatilità questo è poco ma è sicuro ma capace nei film migliori di una prodigiosa intensità. Un mix unico di scorza dura e sensibilità, di recitazione interiore e di grandezza laconica, Sterling Hayden. Ognuno presceglie i propri involucri mitici, sospesi tra l'estetica e la magia, e lascia coagularvi dentro una o più dosi delle proprie aspirazioni, delle proprie inclinazioni, delle proprie mancanze, della propria umanità. Ognuno ha i divi che si merita. Ecco: um, tutto è nato per me da un film di Stanley Kubrick. Rapina a mano armata, The Killing, che è il primo film che Kubrick non ha disconosciuto. Lì c'era questo personaggio, uh, Johnny Clay, il protagonista, proprio emblema del gangster scalognato, iellato, che forma una banda, le cose per uno sgambetto del caso gli vanno storte, portissima affezione, innamoramento. Poi questo è un film del 1956, Vado rapido, vado rapido, non, non, non mi soffermo su, su, sui singoli passaggi. A un certo punto ho scoperto che Rapina a mano armata aveva un modello, che è Giungla d'asfalto, di John Huston, un film del 50, dove um, Sterling Hayden fa Dix Handley, che è il protagonista di questo, che è l'Heist movie, dove Heist sta per colpo grosso e per antonomasia. Eh, tutti coloro che hanno inscenato film eh, di rapine si sono mossi sulla scorta del film di Joe Houston, di Giungla d'Asfalto. Non so se qualcuno di, noi, di voi conosce Jean-Pierre Melville, il regista francese di Polar, bellissimi come Franco eh, Stello, Faccia d'Angelo, I Senza Nome, eh, Tutte le ore feriscono, l'ultimo uccide, maestro assoluto. Se qualcuno conosce Takeshi Kitano, deve sapere che Takeshi Kitano viene da una costola di Jean-Pierre Melville. Tra l'altro, Melville è nome d'arte mutuato dall'autore di Moby Dick. Jean-Pierre Melville viene da una costola di John Houston, e più in particolare di rapina a mano armata. Eh, aveva visto quel film un numero incalcolabile di volte e lo considerava il più bel film del mondo citazione testuale. Lui dice di aver studiato quel film fino allo sfinimento e di aver rinvenuto tutte e 19 le situazioni possibili che si possono creare tra guardie e lati. Lui dice non sono 20, sono 19. Io le ho analizzate e Giungla d'Asfalto ce le ha tutte. Quindi quello è stato un film per lui. Cito, cito questi pseudixit per, per, per restituire anche il, il valore uh, uh, storiografico di quel film. Tra giungla d'asfalto e Rapina a mano armata esce un film cult per molti cinefili che è Johnny Guitar. Uh, Johnny Guitar, film cult di Nicolas Ray, Bevo. Film straordinario per molti Sterling Hayden e Johnny Guitar. Um, il um, cowboy. Che, che depone la pistola eh, e, imbraccia, e imbraccia la chitarra. Eh, film, eh, io. L'ho visto tante volte. Eh, non sono un fan sfegatato di quel film, come non lo era Sterling Hayden. Eh, è un film meraviglioso, ha tra i suoi massimi afficionato François Truffaut, che ha scritto cose bellissime. Ci sono quel, cose in quel film che eh, immancabilmente mi fanno mi commuovono, come l'incontro tra Johnny e Vienna, Vienna e John Crawford, che sono stati lontani per cinque anni, e, nonostante tutto lo schifo che loro hanno macinato nelle rispettive vite, si riconsacrano l'uno all'altro, eh, quello è proprio sembra quasi un momento in questo, in questo western. Per certi versi, quasi surreale, sembra un, un, quasi un meteorite dal realismo poetico degli anni 30 da Carné per la poesia. Poi ci sono, come diceva Truffaut, momenti in cui il film sembra un bric, bric a brac poetico alla, alla Joseph von, von Stenberg, c'è diciamo, quasi un conflitto tra l'occhio straordinario di Nicolas Ray e, e alcuni passaggi dovuti di, di sceneggiatura. Ma soprattutto, Johnny Guitar, a dispetto del, del titolo, non è un film di Sterling Hayden, è il film di John Crawford, lui le fa. Da spalle, infatti, se, se, se questo titolo non avesse evocato la torta Sacher ed eh, è goncile, il film si sarebbe dovuto intitolare Vienna, che è il nome di di John Crawford questi diciamo, sono i suoi film cult degli anni 50 poi vi racconterò che negli anni 50 sono successe tante altre cose ha lavorato tantissimo negli anni 50 e poi diciamo, ci sono altre mh, come dire, apparizioni folgoranti che sono il suo altro Kubrick il Dottor Stranamore lui nel Dottor Stranamore è Jack D Ripper il generale guerrafondaio fondaio che diciamo, scatena la terza guerra mondiale cioè, nel padrino è il capitano di polizia Meklaski, che è quello a cui, che rompe la mandibola dal pacino e poi dal pacino si prende un colpo in fronte e uno nel collo. Eh, ruolo stupendo, eh, indimenticabile nel, nel cendeleriano Il lungo addio di Robert Altman, dove lui incarna la figura dello scrittore alcolizzato e io vedendolo, non sapendo tutta una serie di cose... Immaginavo che stesse tipizzando un personaggio alla Hemingway, poi avrei, avrei capito che stava interpretando profondamente se stesso, quindi eh, Sterling Hayden era queste cose per me. Poi c'è stato un episodio, eh, è successa una cosa. Il, eh, adesso vi, mh, vi riconduco in una cronologia. Eh, ho i miei motivi per farlo, eh, non, non, è, non è una psicosi. Il 24 giugno dell'anno scorso uh, a Bologna, nel, nel corso di un festival straordinario, cioè uno diciamo, dei festival per, per gli amanti del cinema più belli e più importanti che il cinema ha ritrovato, ho visto che c'era un documentario e il titolo di questo documentario era Faros of Chaos. Faro del Caos, titolo affascinante, carismatico in sé, potrebbe essere il titolo di, una, come dire, di un libro sul, sul cinema ed era un, un film su Sterling Hayden, io quindi mi sono subito ringalluzzito, un film su Sterling Hayden una un figura così mitica nel, nel mio personale pantheon, sono andato a vederlo ed è stata un'esperienza sconvolgente, assolutamente sconvolgente perché io non sapevo bene cosa aspettarmi perché era un attore che avevo amato, avevo visto nei film, non avevo mai approfondito biograficamente eh, e mi sono ritrovato un... Um Qualcosa che non mi aspettavo, eh, il film è ambientato su una chiatta ormeggiata a Besançon, sulla rete fluviale che collega Rotterdam a, a Marsiglia, eh, c'è uno Sterling Hayden 65enne, quindi non entro nel merito di quest'opera incredibile di Wolf Eckhart Buller e Manfred Blanc, ma l'uomo che ho scoperto non era solamente un attore. Era tantissime cose, era innanzitutto uno scrittore, era un uomo che negli anni Sessanta ha, ha pubblicato due libri, due bestseller seller non, non tradotti in Italia. Era un navigatore, era stato un eroe di guerra, era stato nel, come dire, negli anni atroci del, della caccia alle streghe, del macartismo. Era stato un, un rett, un traditore, uno. Un, con, con un termine più neutro, un collaboratore amichevole eh, e per quel contegno, in quegli anni, lui non avrebbe smesso di crocifiggersi e flagellarsi. Un uomo tormentatissimo che era stato anche eh, negli anni 70, attivo nella, nella lotta per i diritti civili. Ma eh, tra l'altro, era uno che è arrivato al cinema non, non era un bamboccio di Hollywood, era uno che era mozzo a 14 anni pescatore a Terranova, eh, secondo ufficiale a 19 anni, eh, a 20 anni era capitano su navi da crociera, mh, subito dopo ha fondato una, una, sua linea, una sua linea di traghetti, ha fatto naufragio e è arrivato al cinema, 24 anni, e hanno provato a lanciarlo come The Most Beautiful Man in the, the History of the Cinema, in the History of Hollywood, che è un ragazzo bellissimo, era una specie di Ryan O'Neill. Il Barry Lyndon di Kubrick con uh, 20 centimetri in più, eh, come dire, levigato dalla salsedine e cotto dal sole. Lo, lo, lo volevano lanciare come dei, il, il, vichingo, il dio vichingo del cinema. Eh, quindi uh, era tutta una serie di cose. Quindi vi leggo a proposito un, un piccolo brano. Vi leggo un brano sul fatto che, su, su quell'episodio dell'essere dell stato un, uh, un rat, più gli anni passano, più la, più la ruga verticale che solca la guancia sinistra di Sterling Hayden si approfondisce fino a diventare una piaga, lo stigma corporale di un'inclinatura interiore. Più gli anni passano, più il dolore cresce. Un uomo moralmente più elastico, più versato al compromesso, avrebbe trovato il modo di convivere col misfatto. Non Aiden più gli anni passano, più cresce il dolore causato dall'aver fatto fuori l'eroe alla Stevenson che nei suoi anni, che suoi anni verdi fu e che si era illuso avrebbe visto imbiancare tra il Dix Handley di Houston e il Johnny Clay di Kubrick passano sei anni, non sono tanti, ma tra loro c'è la differenza che passa tra un uomo vivo e un sopravvissuto tra un uomo integro e un uomo piegato. Aiden si è piegato quando avrebbe dovuto lasciarsi spezzare. L'osso spezzato si si ricalcifica più forte di prima. L'osso piegato resta storto. La stortura di Aiden è senza rimedio e lui lo sa meglio di tutti. La sua colpa è senza espiazione, la colpa di essersi lasciato stroncare nella sua fierezza profonda. Chissà se non avesse chinato il capo, se ne avesse pagato il prezzo. Chissà dove sarebbe potuto arrivare nel suo ideale di umanità ottocentesco. L'uomo che Blanc e Buller filmano a Besançon è un uomo macerato da trent'anni di alcol e di castigo autoinflitto. Nell'epilogo nell del film, Sterling snocciola un pensiero chiave per riflettere sulla sua tragicommedia: un pensiero in forma di domanda, sei capace di combattere? Fidel Castro. Che Guevara, l'Equbalesa, Aiden li cita quali combattenti esemplari, uomini che hanno combattuto e eh, se questo è il parametro, allora la vera domanda non è tanto se sei capace di combattere, non lo è già che ognuno a modo proprio combatte. La vera domanda, quella che chiunque dovrebbe porsi senza raccontarsela per farsi un'idea della pasta di cui ho fatto è quest'altra: fino a che punto sei capace di combattere? Ossia, sei disposto a combattere scegliendo la latitanza, le montagne, l'addiaccio, una vita in costante pericolo? Combattere come Fidel, come il Cè? Combattere, scrive, con tutte le come tutte le persone che stanotte stanno combattendo e delle quali non so il nome. Ed è qui che Sterling passa non sono così forte, è semplice è qui che riconosce il suo limite è qui che il pluridecorato Marine ammette di non essere un combattente di quella razza eletta, ma soltanto uno dei tanti, uno incapace di rinunciare all'acqua corrente, alla musica a una buona bottiglia di scotch è qui che Sterling Hayden constata la propria piccolezza davanti a certi esempi di coraggio davanti a tutti gli sconosciuti guerriglieri che sono stati torturati e sono crepati senza fiatare quelli sono i veri combattenti lui no, al loro cospetto si Sente poco o niente, al loro cospetto, ram rammente il fottuto ratto che è stato, lui che non ha nemmeno l'attenuante della coercizione fisica, ha spifferato senza che gli torcessero un capello né minacciassero di farlo. Aiden è stato un eroe di guerra. Fa ehm, questi due film, va in guerra, arriva in Italia, combatte sul fronte croato, ehm, riceve, riceve una, una stella d'argento, viene insignito addirittura dal maresciallo Tito al fianco dei combattenti di Tito impara a immaginare un'umanità migliore, a cui dà il nome comunismo. Lui, tornato nel, negli Stati Uniti, eh, diventa membro del Partito Comunista Americano, che già allora è fuori legge. Dura poco, dura poco, anche perché la, la sua visione di libertà, eh, fratellanza e uguaglianza mal si concilia con certi dogmi e con la divisione della società in classi. Dura poco, però comunque resta un uomo ispirato da un fortissimo senso di giustizia. John Huston lo conosce tra le fila del cosiddetto Comitato per il Secondo Emendamento, che è la parte sana di Hollywood che si appone a McCarthy e ai suoi scagnozzi, manifestano insieme. Tra l'altro ci sono in quel comitato anche Henry Bogart, Lauren Bacall, William Wyler. Houston, che sarà l'uomo che lo, diciamo, gli darà la grande chance e lo farà diventare un'icona, lo apprezza come uomo. A un certo punto gli dice: Questi non sanno di cosa farsene di te nell'industria del cinema, ma noi gli faremo cambiare idea. Gli faranno cambiare idea, fanno, fanno insieme giungla d'asfalto. Ma le cose non cambiano perché lui è entrato nell'occhio del ciclone. È entrato nell'occhio del ciclone, ehm, quelli sono anni davvero torbidi, è eh, una delle pagine più nere della storia del cinema americano. Quindi eh, eh, cerca di anticipare eh, l'incastro eh, e inizia a collaborare con, con l'FBI, viene comunque incastrato e quindi alla fine. Mm, eh, sotto, sotto, come dire, sotto il torchio della Commissione per le attività americane farà dei nomi. Alcuni erano già sputtanati, altri eh, come Warwick Thompson, il, il suo maestro, eh, patiranno, patiranno per essere stati nominati da, da Sterling. Eh, e questa è una, è una colpa eh, che lui diciamo, non, no, non smetterà. Non smetterà di rinvangarsi e non smetterà di crocifiggersi per questa azione. La reazione è quella di un uomo che per dimenticare quello che ha fatto, eh, questa cosa succede nei primi anni '50. Durante gli anni '50 lavora come un pazzo, fa la media di circa. Quattro film all'anno, fa una quarantina di film. Molti di questi li chiama film di merda, li fa, diciamo, lavora con un profondo eh, disprezzo per quello che sta facendo. Eh, infatti, a un certo punto nel libro uso una metafora abbastanza colorita. Scrivo eh, Sterling, recita come si defeca, virgola, a spruzzo. Infatti, poi vi, vi parlerò dei miei fantastici editori, ho detto, Johnny, forse è di dubbio gusto la cosa, ma secondo me rendeva, rendeva molto l'idea. Eh, Uh, a un certo punto lui però molla tutto, uh, taglia col cinema, si prende, si prende i suoi quattro figli e eh, sulla sua goletta Wanderer se ne va. A Tahiti, se ne va a Tahiti eh, e lì c'è una cessura. Diciamo, compie questo viaggio, diventa scrittore eh, e col cinema il suo rapporto diventerà molto, molto più sporadico. Tra i titoli importanti ci sono, ci sono quelli che vi ho detto, eh, però diciamo, diciamo, insieme al padrino, con Coppola, insieme al lavoro con Altman, eh, toccherà dei punti anche estremamente bassi. Uno di questi, non so se qualcuno di voi l'ha visto, è Cipolla Colt, un film del 75 di Enzo G. Castellari, dove il grandissimo Sterling Hayden, il fu Johnny Guitar, interpreta il ruolo di, del signor Pulitzer, che è un, è un edicolante ma anche un tipografo, che fa da spalla a Franco Nero, che è Onion C. Stark, Cipo, che è diciamo, un pistolero che invece di sparare con la pistola stende i suoi avversari con la sua fiatella pestinenziale, si chiama Onion da, da cipolla, eh, lui un, ha un ronzino che lo chiama Ogno, ehm, che parla in romanesco, quindi diciamo uno strano film, tra l'altro Enzo G. Castellari è, è colui che ha ispirato Tarantino per... Um, per bastardi senza gloria quindi è un regista che ha avuto anche momenti più alti però diciamo qui ha creato questo, questo, diciamo, questo eh, western decenebrato che è ambientato diciamo, in, un, in una strana in un, in un west che non esiste da, tra la death valley e torbella monaca quindi diciamo sterling ha toccato punti anche estremamente estremamente bassi quindi ho scoperto un uomo estremamente complesso vedendo questo lavoro, ma um, mi sono rapportato uh, anche uh, vedendo il film di Wolfgang Buller uh, a un'idea di cinema che, che ho sentito profondamente congeniale, eh, un'idea di cinema eh, come azzardo totale, um, un cinema che, eh, dove i registi si sono messi... Eh, si sono immersi in una dimensione di condivisione esistenziale profondissima con quest'uomo con questa chiatta attivando delle dinamiche che dal mio punto di vista sono profondamente jazzistiche. hanno condiviso la vita eh, e, e Wolf e Carbuller eh, nell'incontro che poi fece in quel contesto parlò di film adventure eh, la film adventure è qualcosa di profondamente in conflitto col film business eh, e questo diciamo nel diciamo, in, qua, in quanto filmmaker, in quanto persona che lo realizza anche il cinema, è qualcosa che ho sentito moltissimo. Quindi c'è stata questa visione incredibile alla Cineteca di Bologna. Eh, finito il film, in sala non c'eravamo, non eravamo tantissimi spettatori, ma c'era il regista, c'era Wolfe Karbuller insieme a Della Kotman. Eh, insieme a Della Cotman che è la sua compagna che in questo film, Faros of Chaos è accreditata come autrice dello script ma è una sorta di coregista in pectore perché diciamo, è stata al suo fianco su questa chiatta Besançon con Sterling Hayden questa settimana a, a filmare quest'uomo che sapeva di darsi in una condizione limite eh, è ebro come il, il battello di Rimbaud eh, quindi diciamo una persona vicinissima eh, alla fine della proiezione eh, io mi sono fiondato su di loro ero con Rita, la mia compagna li abbiamo abbrancati li abbiamo mm, inondati con la nostra emozione eh, eh, Wolf che in realtà diciamo, Wolf lo chiamavano i genitori, gli amici lo chiamano Eckhart. Eckhart all'inizio mi ha guardato con sospetto, naturalmente, ha pensato ma chi è questo esaltato, questo, questo, questo mitomane. E poi abbiamo iniziato a parlare, ci siamo detti delle parole chiave, abbiamo parlato di jazz, è uscito Robert Mitchum, abbiamo cominciato a intenderci, c'è stato uno scambio, c'è stato uno scambio profondo, ci siamo capiti. Tra l'altro, uh, ehm, pe per dire cosa hanno fatto Wolfgang Buller ed ella, oltre a essere regia, hanno fatto altri lavori. C'è un documentario straordinario che si chiama Merasi, hanno realizzato un lavoro su Paolo Conte, hanno fatto un, un, un lavoro che si chiama The Avarist parola tedesca che sta per comandante di una nave in avaria sugli anni del maccartismo di, del, della, della morsa maccartista di Sterling Heiden, un'operazione incredibile, molto affascinante di film saggio tra, tra Brecht e, e Godard e tra l'altro loro sono anche, sono anche autori di um, un, una, una guida sul Vietnam che è la maggiore guida tedesca, hanno realizzato anche un libro di viaggio sulla Toscana e quindi c'è stato questo incontro incredibile incredibile, ci siamo scambiati i contatti, io me ne sono tornato a casa pieno di questo film, pensavo che avrei scritto una recensione, qualcosa per, per una delle riviste con cui collaboro, e il film mi è cresciuto dentro, quindi per farvela breve, questo incontro è avvenuto il 24 giugno del 2019, il 14 giugno di quest'anno io ho scritto una lettera, una mail a Walt Eckhart Buller per dirgli che avevo scritto un, un libro, dal suo film, partendo dal suo film e lavorando su Sterling Hayden un libro su Sterling Hayden rispetto a quale il suo film era stata la molla, lo, lo sprone, la, la scintilla ma avevo messo in conto che lui avesse completamente rimosso il nostro incontro, possibile, può capitare un incontro dopo una proiezione lui si ricordava eh, mi ha chiesto, giusto, di mandargli una foto perché gli rinfrescassi la memoria visiva, tra l'altro io contestualmente gli chiedevo un supporto eh, perché diciamo Uh, indugiavo su alcuni aspetti, mi, avevo seguito delle intuizioni, l'istinto, quindi volevo verificare con lui uh, alcuni dettagli per, per evitare delle, come dire, delle imprecisioni nella stesura finale del libro. Eh, Wolf naturalmente si è messo a disposizione, eh, tra l'altro io gli ho scritto il 14 giugno, lui mi ha risposto il 15 giugno, io mi sono preso una decina di giorni per la revisione del testo. Eh, gli ho mandato il testo con le mie domande il 24 giugno di, di quest'anno esattamente un anno dalla proiezione eh, Eckhart mi aveva abituato bene mi aveva risposto subito l'indomani eh, in questo frangente invece sono passati tre giorni il 27 quindi il 27 gli ho scritto ho detto: caro Eckhart non so, forse sono finito in spam non... eh, hai ricevuto la mia mail eh, il giorno stesso eh, mi ha risposto della Cotman la, la compagna compagna di una vita, compagna d'arte per dirmi che, che Eckhart era morto eh, Eckhart è morto il 15 giugno, ehm, è morto il 16 giugno, eh, praticamente il, la mattina mi ha risposto, il pomeriggio ha avuto un'ischemia cerebrale, l'indomani è venuto meno, diciamo, eh, al capezzale c'era la sua compagna. Ehm, tra l'altro, questa storia io la racconto nel prologo e, e vorrei leggere un rigo di ella perché ho usato un'immagine incredibile per raccontare questa perdita che poi ha cambiato la fisionomia di tutto, per lei, non solo per lei. Ecart is dead. Even the eyes of the fishes are filled with tears. Anche gli occhi dei pesci. Si sono riempiti di lacrime. Ecco, um, vi racconto questa cosa perché um, se io avessi scritto a, a Eckhart il giorno dopo sarebbe stato troppo tardi. Magari se avessi scritto il libro, ehm, gli avessi scritto sei mesi prima, sarebbe nata un'amicizia come speravo, c'era stato un incontro, diciamo, la, mia, la mia bussola eh, come dire, è l'affinità la, elettiva che poi si traduce in amicizia. Eh, è stato qualcosa di fortissimo, eh, l'amicizia è nata con ella, ella si è messa a disposizione di questo progetto. Mi ha aiutato fornendomi informazioni che mi mancavano. Tra l'altro il libro include qualcosa di assolutamente inedito: che è la dedica che Sterling Haydn ha fatto sulla copia di The Wanderer, il, grand, il, grand, il proprio grande romanzo, sulla copia di Wolf e Kart Buller durante le riprese di Farosof of Chaos. Eh, e quindi la mia missione sarà una volta, diciamo, lasciata la Sardegna, tornata a Bologna, rimesso in sesto con una serie di cose, andare a Monaco a portare questo libro. Libro a lei. Eh, quindi questi, quindi questi, vi racconto anche questa cosa perché chiaramente questo episodio pensavo di aver finito il libro. Il libro non è finito, c'è stato più di un mese di lavoro dopo per, per integrarlo di un vissuto. Quindi, questo è un libro obiettivamente anomalo. Che sfugge, sfugge, diciamo, infatti chi, chi mi chiede? Che, che cosa sia, non, non so bene cosa dire, se è una biografia, se è un saggio, se um, è qualcosa di profondamente autobiografico perché mi ci metto dentro anch'io con diciamo, le mie inquietudini di uomo, di artista e, e una serie di altre cose. Io uh, su Impulso di Fulvio, non, sono le 19.33, uh, forse, forse diciamo, siamo, siamo forse abbiamo un po' in ritardo, su Impulso di Fulvio leggerò un brano. Che poi si connette a qualcosa che leggerà Fulvio. Ehm, e poi, diciamo, qualcosa che prescinde da Sterling Hayden, e invece si connette a un sentimento del fare quello che facciamo anche in questo contesto. Allora il. Um, la parte che Fulvio mi ha. Diciamo, il concetto che mi ha chiesto di trasmettere è quello di logica bianca. Che poi si, si, è un presupposto per comprendere bene il testo. Che la parte che lui leggerà, eh, Sterling Haydn questo divorato dall'espressione che legge a voce alta Stevenson, questo ammutinato dell'esistenza che, quando le cose si mettono male sulla terraferma, si dà al mare come un personaggio di Melville, questo maccione barbuto che per appeal avrebbe potuto interpretare Hemingway in un biopic su di lui, Sterling Hayden, questo assetato di torci budella, più ancora che a Stevenson, a Melville, a Hemingway, più che ogni altro scrittore mi fa pensare a Jack London». Aiden è uno Star Rover, un vagabondo delle stelle la cui galera è il pianeta Terra. Aiden è un Martin Aiden sopravvissuto al proprio annegamento. Ancora di più, Aiden è Jack London stesso come lo scrittore si ritrae nel romanzo autobiografico John Barleycorn. Proprio così, Haydn mi fa pensare prepotentemente a Jack London alle prese con quello spietato gaudente di John Barleycorn, il cui nome composto non lascia equivocare sulla propria natura. Barley significa orzo e corn grano, materie prime del distillato più amato dai nordamericani. John Barleycorn e Mr. Whisky. In persona. Sterling Hayden capiva profondamente e sentiva visceralmente questo romanzo. In Wanderer elenca alcuni libri da cui ha tratto sceneggiature e di Jack London ce ne sono ben due. Uno è Il Lupo, è il lupo di Mare, 1904, l'altro è John Barleycorn, 1913. John Barleycorn è un impressionante autoritratto romanzesco dello scrittore d'Abbeone, nonché una perlustrazione di quel particolare tipo di verità cui dà accesso l'alcol, una verità di ordine superiore che non ha Niente a che spartire con la verità normale, quella d'uso corrente. Trascrivo in corsivo alcuni brani dal capitolo 35. Ci sono intuizioni fatali della verità che risiedono nell'alcol. E in questo mondo paiono esistere vari ordini di verità. Certi tipi di verità sono più veri di certi altri. Certi tipi di verità sono menzogne. E sono proprio quelli che hanno il maggior valore d'uso nella vita che si desidera realizzare e vivere. L'alcol dice la verità, ma la verità non è normale. Ciò che è normale è sano, ciò che è sano tende verso la vita, la verità normale è di un ordine diverso, un ordine minore di verità. Qua riattacco io. Quello che è buono è vero, è un assioma che la verità normale impone all'uomo, con l'implicita richiesta di restare cieco alla vita e ottuso nei sensi, se vuole risparmiarsi brutte sorprese. Mi viene un'immagine. Siamo omini, dipongo, e la verità normale è il fil di ferro che ci struttura per impedirci di afflosciarci al sole di verità di grado più elevato. Di nuovo London. E poi arriva John Barlicorn con la maledizione che impone all'uomo di fantasia, il quale è avido di vita e di desiderio di vivere, John Barleycorn manda la sua logica bianca, questo è il concetto chiave, messaggera della verità che sta al di là della verità, l'antitesi della vita, crudele e lugubre come lo spazio interstellare, senza polso, senza calore come lo zero assoluto, abbagliata dal gelo della logica irrefragabile e del fatto indimenticabile. Logica bianca, così Jack London chiama quella messaggera che annienta col gelido annuncio di una verità che sta al di là della verità, quella stroncatrice di vitalità, quel reset dell'essere dove non è più permesso vivere al vivo e sognare al sognatore, quella malattia cosmica e privatissimo buco nero che Sterling Haydn chiama caos. Qui diciamo su. Leggo un ultimo brano, poi dico una cosa sul, su, sui miei editori, su, sulla mantica, e questo è un brano che cioè, credo che collimi con, con, con quello che stiamo vivendo a Bucolica. È un dato di fatto: la tempora currunt per i film adventure makers. Uso questa formula film adventure makers, ma avrei potuto dire uh, painting adventure makers, book adventure makers, music adventure makers ma c'è un altro fatto altrettanto cruciale per gli artisti dell'avventura non è mai stata una passeggiata autori ritenuti ostici come Bresson, Tarkovsky, Cassavetes soffrivano produttivamente ma hanno sofferto pure fenomeni al botteghino come Nicolas Rey e Federico Fellini e più di tutti ha sofferto Orson Welles padre del cinema considerato quale trenino elettrico delle meraviglie per dirla con uno che non ha smesso di creare e soffrire, Jean-Luc Godard sempre restando ai dati acclarati Oggi, rispetto a ieri, ci sono minori anticorpi culturali, maggiore annacquamento e maggiore difficoltà di discernimento. Ci sono il corrompersi e l'involgarirsi a vista d'occhio del quadro di riferimento. Ma c'è anche una buona notizia. Oggi, a differenza di ieri, si può essere uno One Man movie, un uomo che fa un, un uomo che è un solo film. Sfruttando con maturità i servigi di un iPad o di uno smartphone nemmeno di ultima generazione, una conquista che avrebbe mandato fuori di testa un Wells o un Cassavetes. Quello che voglio dire, con un'energia prossima all'urlo, è che non è vero che il cinema d'autore è morto, che, che ne dica chi che sia, fosse pure il fantasma di Murnau o Vigot. Il cinema d'autore non sarà morto finché ci sarà a piede libero un solo autore vivo. Forse è destinato a un periodo di clandestinità, di corroborante messa al bando, ma non morirà, almeno fin quando ci sarà uno screanzato col pallino di scrivere romanzi o poesie o invettive o bestemmie, non con le lettere dell'alfabeto, bensì con i suoni e con le immagini in movimento. Io sono una forza del passato. Questo verso di Pasolini, da poesia in forma di rosa, mi ha sempre interrogato e fatto pensare. Ma solo negli ultimi anni ho cominciato a coglierne, o almeno credo, l'effettiva portata protettiva e propulsiva. Mi sono chiesto di quale passato parla Pasolini, cosa protegge, cosa propelle Pasolini. Condenso la risposta che con beneficio di ulteriore inventario mi sono progressivamente dato. Il mio passato, fossimo anche gemelli, non è il tuo passato. Il passato non è già dato, blindato. Il passato è creazione ed elezione. Scrive Pasolini in forma di rosa e io, feto adulto, mi aggiro più moderno di ogni moderno a cercare fratelli che non sono più. Essere una forza del passato, esserlo nell'accezione di Pasolini, significa essere più moderno di ogni moderno, significa essere una catapulta nel futuro. A fronte di un amore per la vita che non per tutti è incondizionato, a fronte di affratellamenti e assorellamenti a prova di morte legale e biologica, a fronte di un'arte eroicamente vissuta, più resistente di ogni singola comparsa carnale, nel caos dell'esistente, il futuro dove ci fa piombare il passato che amiamo è l'unico futuro sul quale ha senso puntare. L'unico futuro dove possiamo proiettarci senza tradirci, mentre viviamo l'unico tempo che ci è dato vivere con il corpo, la mente e tutto il resto, il presente. Ecco io mi fermo, mi fermo qui. Vi, vi, vi chiedo scusa se sono stato un po' rizomatico. Eh. Dico un'ultima cosa sulla mantica. Ehm, sono, eh, diciamo, questa è la mia seconda collaborazione con loro, eh, avevo scritto l'introduzione per, il libro, per diciamo, uno dei libri precedenti che è il carteggio tra Henry Miller e Blaise Sendrard. Eh, tendenzialmente gli editori o ti ignorano eh, o ti impongono un editing conforme a determinati parametri. Eh, I lamantici, eh, che sono Federica Cremaschi e Giovanni Peli sono artisti. Federica è anche una poetessa ed è una traduttrice di Sendrard di Jean-Genet. Giovanni Peli uno scrittore, a sua volta è musicista. Eh, con loro c'è stato uno scambio estremamente unico, estremamente raro. C'è stato un invito al rilancio sistematico su. Su, sulla base di una comprensione di profonda di quello che nel libro si stava facendo, e questa è una cosa molto rara. E mi piaceva cogliere l'occasione per ringraziarli. Grazie ancora, Gianni Costantino. Un uomo con la guerra dentro, l'Amantica Edizioni. Scrittura verso Caos, Pharaoh of Chaos. Così Sterling Hayden chiama confidenzialmente la sua chiatta, la sua semovente dimora. Caos. Il range di significato della parola è piuttosto ampio. Oscilla tra il disordine che vedo sulla mia scrivania e il Big Bang. E dunque? Cos'è per Sterling Hayden il caos? Il caos. Il caos è per lui innanzitutto una serie di ripercussioni negative. Negative, negative. Nel corso del documentario, Sterling esprime il suo concetto di caos per metonimia, la figura retorica, è in, in questo, questo caso, caso. dell'effetto per la causa. Il caos non. E non saper che fare, il caos. Girare a vuoto per settimane e settimane. Per mesi, mesi, il caos... il caos, il caos, caos, è quando crolli. Quando collassi. Collapse. Il caos è. Quando un roccioso figlio di puttana. Come lui non può fare altro che, che piangere, 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 piangere senza riuscire a fermarsi. Merda, Merda seria. serio. Il caos è trovarti in un piccolo Eden come Besançon e vivertelo alla pari di una prigione. Senza sbarre. Il caos è sentirti morto. E pensare che sarebbe meglio esserlo davvero morto il Caos e quando ti chiedi Ma dov'è la pistola? Dove? Dice Sterling puntandosi, puntandosi l'indice alla tempia tempi. con il pollice alzato Poi C'è la questione di... La questione della scrittura Teniamo presente che l'uomo filmato a Besançon È l'attore Haydn Il navigatore Haydn Chiaramente ma Navigatore anche, Ma anche e soprattutto lo scrittore Navigatore Lo scrittore Haydn per lui, uno degli effetti più devastanti del caos è l'impossibilità di scrivere. Impotenza scrivendo. Il caos è quando quella lenta, meravigliosa forza guida che ti spinge a scrivere viene meno e tu sei. Perduto. Il caos perduto. è quando non puoi scrivere. Addio, perduto. E non potendo scrivere, non sapendo cosa fare, sei alla mercé dei tuoi vuoti, perduto, addio, della tua balordaggine, dell'insensatezza del mondo. Recitare, navigare e scrivere. Recitare. Sono le tre cose che Haydn dice di saper fare bene, precisando Navigare. che la terza, scrivere, scrivere, è la più difficile. Sono le tre cose che Haydn dice di saper fare bene, precisando che la scrivere terza. Per scrivere per quest'uomo che scrive con è un tuffo difficile. al cuore. Innanzitutto recitare la propria verità, di, di uomo. uomo. Cercare nella scatola nera che fluttua tra i marosi della coscienza e dell'incoscienza, che, che non è, non è facile, facile afferrare. afferrare, e men che meno trattenere. Arriva sempre un flutto birichino che pregiudica la presa e spinge. la, la gognata, gognata verità sotto qualche piaga dell'anima. Scrivere e raschiare dalla faccia i residui della maschera. Sapendo che sotto la faccia può esserci un velo più duro del cranio. Una procedura, si capisce. Sanguinolenta. Capita come niente di staccare fette di carne e scalfire il velo, arrivando all'osso, all nemmeno l'osso di per sé è garanzia di verità. Il caos. E non poter scrivere. Viene in, in mente Flaubert. Flaubert, il Flaubert del proprio turbinoso carteggio, quando afferma che la scrittura è una, è una diga. diga. Una diga al cospetto della marea di merda che ci invade. Il caos è la marea di merda che, che ci, ci invade. invade quando la scrittura non ce la fa ad arginarla. La mienzo è scrittura? È il titolo dell'autobiografia di Octavio Paz. Apparsa postuma nel 2014. Sono anche, anche scrittura, scrittura cioè, sottinteso, prima ancora di essere uno scrittore la scrittura nel caso di uno scrittore è l'essenza dell'uomo il caos è quando incapace di divenire scrittura un uomo che gli altri chiamano scrittore non sa più che diavolo sia chi diavolo sia scrivere, navigare scrivere come navigare? la scrittura di un romanzo scrive Sc è, è navigazione senza visibilità non vedo navigazione senza visibilità un pensiero su cui meditare Procediamo ciechi nel fluido buio del di dentro, nel mare aperto del di dentro. I nostri sensi sono i nostri remi in un liquido che ha tratti la consistenza del budino. Remiamo a fatica, seguiamo una scia ora di sangue, ora di luce, ora di vomito. E mare aperto non soltanto: lo stomaco si rovescia. Nella scrittura, se si scrive sul serio, si naufraga. Haydn lo sa: la scrittura è, è un naufragio. Un naufragio. Sì, ma cosa fare quando la scrittura non ce la fa? Cosa fare quando la scrittura non ce la fa a tirarci per i capelli fuori dalla marea di merda che intanto ci è arrivata fino al collo? Cosa deve fare uno scrittore in avaria per restare a galla, per resistere alle mareggiate fracassanti del caos? Felice Montervino. Una notte... Tra il terzo e il quarto giorno di riprese, di rientro dopo una sbronza con dei turisti americani, Sterling perde l'equilibrio sulla traballante tavola di legno che funge da passerella e cade nel fiume. Con una mano si aggrappa alla chiatta per non affondare. Per fortuna ha la presa forte e per fortuna Dana ha il sonno leggero. Svegliata dal trambusto, schizza fuori dalla cabina e tira su il padre. L'ora è fonda e se una delle due fortune fosse difettata c'è poco da fare. Il corpo della leggenda vivente avrebbe fatto un'escursione subacquea al seguito delle correnti locali. L'indomani mattina la crew si presenta sulla chiatta set all'ora convenuta, ma Sterling sta ancora dormendo di un sonno profondo. Sull'inquadratura sull dell'attore ronfante, a bocca semiaperta, la voce fuori campo fa un rapido resoconto della sfiorata disgrazia e nel corso di questa quarta giornata, in un paio di frangenti, Haydn stesso si sofferma sull'accaduto. Cos'è successo davvero? Incidente puro? Incidente puro e semplice, scivolata dell'ubriacone oppure storta di un'anima non sorretta dalla caviglia, inciampo o intenzione, l'interessato è possibilista, una forma di suicidio, certo. Certo, afferma con l'atteggiamento di chi sembra non essersi ancora deciso se considerarsi un miracolato oppure un pentito. Hmm. Non occorre scomodare Freud per capire che ammettere con tale spontaneità la possibilità di una forma di suicidio comunque la si metta, presuppone se non altro un uomo con le spalle al muro. Eh. Viene da sé il quesito. Come può essere Sterling, così vago su una questione di vita o di morte, propriamente detta nella fattispecie, la propria vita e la propria morte. Ci muoviamo in una terra di tutti e di nessuno. Se a qualcuno prudono le mani, scagli la prima pietra. Dal canto mio vorrei spezzare una lancia a favore della sincerità di Sterling Haydn. Sono fatti che la coscienza tende a relegare in paludosi anfratti, dove esalazioni di horror, da horror di serie B, rendono sfuggenti i contorni di quanto affiora dalle sabbie mobili del di dentro. Detta altrimenti. Ci sono cadute che contundono l'anima dell'incidentato provocando ematomi morali che danneggiano la capacità di ricordare. Tenendo in debito conto il tasso alcolemico, il livello di THC in corpo, credo che Haydn abbia subito una caduta del genere. Credo cioè che le concause materiali e psichiche dell'accaduto si dissolvano le une nelle altre, innanzitutto ai suoi occhi. Credo, papale papale, che sarebbe arduo per lui negare di essersi lasciato sedurre tra un passo e l'altro da un richiamo di morte, un richiamo irresistibile, come l'occhiolino di una sirenetta sprovvista di coda ma dotata di sufficiente avvenenza per garantire abbandono, l'abbandono definitivo. è l'unico anelito che Sterling oppone allo scoramento dopo caduta del quarto giorno, mentre il quinto dirà sghignazzando colto da un raptus di euforia <ride> deve essere bellissimo essere stuprato da una ragazza. Mm. Te lo immagini? Toccare una ragazza, essere stuprato da una ragazza, instaurare un dialogo tra Polpastrelli e mucose. Quale repellente migliore contro gli artigli della logica bianca e i tentacoli del caos anche quando la sua azione dura appena 24 ore? Quale antidoto più efficace, perlomeno per un uomo eroticus, avanti negli ante dagli appetiti tradizionali, per cui le consuete verità medicinali sono diventate acqua fresca di quella che si dà alle piante quale antidoto più efficace. Non mi si fa intenda però, io non voglio farlo così semplice e trattare Sterling alla stregua di un nostalgico Tombeau-Dantin, cui basta un occhiolino per mettersi a fare il ragazzino. Uh, agli occhi di questo naufrago dell'esistenza, magnetizzato dal capolinea, un volto di fanciulla non rappresenterebbe una così potente promessa di oblio se sotto il candore o la brunitura della pelle, della pelle non avvertisse anche la pressione del teschio la sua sensibilità femminile beltà è anche un atto di fedeltà a una vita che è anche morte ecco perché il richiamo del più fresco degli incarnati mulì, e muliebri gli perviene confuso col richiamo della scheletrità Entità che sbarca il lunario come pierre della morte. Mi riferisco a quella civetta magra, non di rado mascherata da attraente fanciulla che Baudelaire chiama Bayadera senza naso, Bayadère Saint-Né, dove bayadère sta sia per ballerina sia per prostituta è Baldracca irresistibile. Gouge, dove Gouge sta per baldracca in gergo e a monte per sgorbia, tipo di scalpello impiegabile, quale arma letale? Sgozza, che è una bellezza. Baudelaire, <ride> bon bon Baudelaire. E dunque una forma di suicidio? Monsieur. È ad alcune condizioni, però, a condizione di considerare anche uterina l'avanz del fiume cui non ha saputo resistere, il nostro cascamorto, a condizione che si comprenda quanto metallo di morte sia presente nella lega della sua vita, quanto metallo di morte sia presente nella lega della sua vita, quanto disperata sia la sua vitalità, a condizione di misurarsi con la seduzione esiziale che Paolo di Tarso, di Tarso chiama Cupio di Solvi. Col desiderio di sparizione che sfregia e sfregiandolo accumina il ritratto di Sterling The Killing. Alice Montervino, Enrico Soggiu. Adesso noi andiamo a fare la pappa, qua c'è un piccolo soundcheck, e ci vediamo alle 21 puntuali.